Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Abbiamo fatto la spesa, fatto acqua, scaricato. Adesso stiamo salendo su... In Svezia. No, non ancora. Stiamo andando su per i tornanti e stiamo raggiungendo degli amici. Indovinate un po'? Tra un secondo lo vedrete, esatto. Quindi non dovete tanto sforzarvi. Dato che ieri il Piemonte è passato in zona arancione, ne abbiamo approfittato sempre all'interno della regione, ma fortunatamente possiamo spostarci dal comune di residenza e quindi andiamo in cerca della neve. Bigozzale è un muletto, Bigoz. 16% di salita, Bigoz non fa una piega. 2 chilometri e siamo arrivati. Tra l'altro giornata bellissima. Che gufo, voilà. No, è vero. Tra mezz'ora nevi. Vabbè, spero, però... Adesso fa bello, 11 gradi, sta a Dio. No, l'unico problema è che abbiamo un bel grosso problema su Bigoz per il portellone laterale, perché i soft lock, praticamente il nostro portellone non ha la chiusura come tutti i portelloni, ma un gancetto di modo che quando uno sbatte il portellone, questo gancetto si aggancia e trascina il portellone all'interno e lo fa chiudere. Vorrei fare un appello, non compratevi un van con gli soft lock. Esatto. Cioè non è vero, nel senso che se lo usate soltanto nei weekend, vabbò, ci sta. Però se dovete fare un uso intensivo come noi, che aprite e chiudete 100 volte al giorno, ha una fine questa cosa. Sì. Ma non è tanto il fatto di stoggeggio, è il fatto di poi cambiarlo, perché c'è il meccanismo che è dentro il telaio del van, quindi praticamente per cambiarlo vi devono smontare mezzo van. Ed è un casino. Infatti noi prossima settimana, no, mercoledì dovremmo andarlo a cambiare. Però è veramente un lavoro intenso, tortuoso e montoso. E montoso. Siamo qua a Montoso. E comunque sì, proveranno a smontare il frigo e accedere da lì, sperando che si riesca e si debba smontare solo il frigo, perché l'alternativa è smontare mezza cucina. Quindi speriamo di no. Dobbiamo fare tutti questi bei tornanti. E dobbiamo andare là su in cima, che c'è ancora tanta tanta bella neve. Rukas, adesso andiamo in cerca dei ragazzi. Oppala! Eccoli là! Oppa. Suona. Mi dispiace, non era ieri. Quanto è data la piantata lì? Io l'ho fatto avanti e indietro con le ruote, quindi... Fantastico! Ci qua, entra indietro. Sì. Tac! Che bomba! Bomba, finalmente! Dai. Tieni, amore! Spettacolo! Ciao, bella! Ciao! Come stai? Bene! Voi, tutto bene? Tutto bene! Come è andata ieri? Ieri bene! Abbiamo grigliato come i pazzi! Ah, che bel posto! Ah, che figo! Siamo partita ieri. Ma il legno raccolto da noi, poi l'abbiamo levigati tantissimo. Allora, messo l'olietto. C'è un brindisi, ragazzi. Cin. Brindiamo questa rimpatriata. Cin. Grandi. Cin. Quasi sta comodi, con lo sgabello, ieri era appoggiato con lo sgabello sul portellano. È vero, in 5 in Sardegna, con Giorgio e Paolo. Giorgio, sì. Che storia. Sì, volevano salire pure i cani. Sherry è salita. E beh, saliva Chuck, se saliva Chuck ci andavamo noi. Sherry l'abbiamo adottata per 3 giorni. Quindi oggi pizza, perché qua sono attrezzati i ragazzi, c'hanno il forno, tanta roba. 200... Posso? Sì, ma sai che lo chiudi piano.
chiuso. Wow! Sembri un bambino al parco giochi. Sì. Il forno, wow. Lo voglio anch'io il forno su Biggles. Dai, mettiamolo. Installiamo il... Ci mettiamo, lo facciamo. Dai, lo facciamo. Dai. Ho fatto un angolino. Prossimo video, forno su Biggles. Al posto della tele, dove abbiamo staccato la esatto, tele. Tra l'altro prima stava anche nevicando, adesso è tornato il sole. Ma questi minuti. Che facciamo insultare. Non si fa la pizza con i sughi per la pasta. Non si fa la pizza. Allora, ma questa non è pizza, è pinza. Pinza. La pinza, la pinza. Quindi la pinza si può usare il sugo che vuoi. Sì, ho la matriciana. No, io farei questo, Phil. Ed ora ho portato la puttanesca. Sì, farei questo. Ma quello c'ha i pezzi dentro. No, vabbè, quello è più buono. E ma anche questi, no. Sei sicura? Quanto tempo l'abbiamo messo? Sì. L'abbiamo portato. Ah, non ho guardato il tempo. Perfetto. 5 minuti, penso. Cioè, così mi ha detto, poi non lo so. Sì, sì, ma non so quanto è passato. Ma c'è scritto anche qui, 4-6 minuti. No, ma non è che non sappiamo quando l'abbiamo messa, quello. No, però secondo me non deve stare troppo. Perché poi dobbiamo rimetterla con gli ingredienti. La togliamo già. Lascia un minuto. Non so contare. Dai, l'idea, raga. Non so contare le clip video. Non sappiamo quanti minuti ha cotto la pizza. Secondo me è da togliere, fine. Dai, togliamo. Vai. Prova a sentirla così. Eh beh, sì, è bello. Secondo me sì. La condiamo, la rimettiamo ancora 5 minuti e via. Bella, te è bella calda. È aspetta, perché ottimo. Per la forma che ha. Sponsorizzato VRC Adventures. Bellissimo. Ale. Ale. Ora tocca a voi condirla. Bene. Allora. Andiamo. Ora un ciuciarin. Un ciuciarin, cos'è il ciuciarin? No. Quindi io faccio le cose abbondanti. Quindi sì. Che passata di pomodoro stai usando, Veronica? La puttanesca. A posto. Sugo per la pasta. A posto per la pizza. A posto per la pinza. Ottimo, fare la pasta e la pinza. Consigliato. Ci sono anche le olive, buono. Abbiamo guardato sì. Su. Mi ha chiesto un attimo a cracco. E adesso ci metti sopra la mozza. Aspetta, facciamogli ancora un bocchino. Mi sento molto in soggezione. Davvero. Senti un po' filmata. Mi sento un attimo. Che dice anche la GoPro di Stella. Lo stavo inquadrando, ma ciao. Non voglio responsabilità su come verrà. Allora, se la pizza avete qualche critica da fare, sappiate che è diretta direttamente a Veronica. Noi non c'entriamo niente. Esatto, tutto colpa di Veronichita. Se voleva usare la passata ufficiale, noi anche. E lei ha detto no, usiamo io la puttanesca. Fare tutti una puttanesca. È bello qua perché puoi camminare come se fosse a casa qua. È bellissimo, enorme. Io posso aiutarti a fare questo. Grazie. Ah, sono arrivati con tutto l'oro. Lingua, oh. La lingua la mette anche in forno. Ha una posizione strategica questa. Non quella. Come no? Chiudi. Voilà. Sì, perché diversi li fanno il pastiglio visto. Questa è fighissima. Chini. Chini. Veramente. Chini. Secondo me da togliere. È pronta. Cioè guarda, possiamo lasciarla ancora un minutino. Il kitchen set. Ok. Ma che guarda quanto è durata? 5 minuti. Ah, allora sì, ci siamo. Ah, la pinza. È una bella pinza è venuta. È bella pinza. Sì, ci sto. Ma da dove è arrivata Toscana? Tipo pinza? Cosa? Noi diciamo in Piemonte è pinza. Pinza. Boh. È bella pinza. E questa, giusto per non fare pubblicità, è questa. Ora vi diciamo se è buona. Codice sconto che esatto. Chat in URC. Ce ne devono mandare un bancale. Esatto. Andiamo avanti, possiamo fare la challenge. 2 mesi mangiamo questa pinza. Questa pinza alla puttanesca. Pinza alla puttanesca. È buona. Quanto ci sbrodoliamo? Ci sta? Ma secondo me devo cuocere ancora un po' una volta. La prossima la lasciamo un po' di più. Però ci sta l'impasto. Mm. 19 aprile. Guardate quanta neve c'è. Adesso andiamo a fare 2 passi. Spottino, niente male. Dove esci, Claudia? Ciao, cavalletto. Riesci a passarmi se ce l'hai comodo il cappello? E niente, il portellone è rotto, non si chiude, ma fortunatamente mercoledì lo aggiusteremo. E così.
Here we go. È una piscina qua, eh? Sì, non è più neve. Porca miseria. Cioè, ieri era ghiacciata e adesso è annacquata. Dove ci portate, ragazze? Dove ci portate? Io seguo Sera, di sicuro non seguo Veronichita. Grazie per la fiducia. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, ma sei scemo! Avvisami. Oppa! Quindi questo è il famoso albergo abbandonato. Yes. È bello giga, eh? Siete curiosi di vederlo dentro? Adesso vi portiamo. Ah, io se non contare per te. No, no, tranquillo. Sì, ce l'ho. Okay, gli occhiali da sole puoi toglierle adesso. Storia. Tanta roba. Motore più semplice. Sei piccolo che cosa c'è una volta. Adesso nelle macchine non li trovi su spazi vuoti. Questo motore qua è di una pulita parte. Il motore eterno. Aperit. 2000 lire. Questo ho preso un caffè, 1200 lire. Perfetto. Beh, più o meno adesso costa 1,20 euro. Più o meno ci siamo. Sì, sì, sono quelli i conti. Una cioccolata calda. Hai voglia di leggerli tutti per cortesia, Veronichita? Quanti sono? Non ho mai che contarle, più che altro. Quante transazioni ha fatto? Esattamente. Quello possiamo appenderlo, Sara. Voilà. Voilà, è il suo posto. In euro? Infatti. Questa era cucina. Erano bottiglie, questa l'ho bevuta, l'ha pigliata per i nostri amici. Sì? Perché noi l'avevamo trovati piatti interi. Ah, erano integri quando eravate l'uno di voi? Tutta sta roba qua non c'era. Ma pensa a te. Però, vedi? Ma non ce n'è. Sì, sì, erano tutti impilati così e poi vabbè, la gente si è divertita a spaccarli. Questa una volta si andava in discoteca. Adesso si entra negli hotel abbandonati a spaccare piatti. Questa? Allora, Phil, per te pane, un primo, la frutta. Sono 3,50 euro, grazie. Va bene, però non ho soldi adesso. Satisfei va bene. C'è lo scontrino? No. Va? No, è finito va. La carta. Ha finito, vero? C'è mica della carta in giro, poi dello scontrino. Guarda, vedi, guarda. Ma poi questa è bianca, puoi stampare. Ok, perfetto, vale, grazie. Ora riesco a fartelo, Phil. Minchia, qua ti perdi, eh? Questa è una stanza. Veronichita ha trovato i jeans in un hotel abbandonato. Ma entrano, questi? Sì. Sono belli. Sono belli. È incredibile, ci sono guarda tutti i materassi. Guarda che io e Sara ci entriamo qua dentro, eh? Adesso vi faccio vedere a Sara.
Potremmo giocare a nascondino. Esatto, nascondino niente. Bellissimo. Io mi perdo. Chi conta? Veronichita conta. Ragazzi, dove siete? È da 3 ore che sono qui. Sono nella stanza 111. Per il film horror. Sì. Non uscì mai più. Ok, allora entro qua. Quanto è potato? Ma che cosa vuoi fare? Becco la luce lassù. Vai. Ma cazzo, era di ferro comunque, non posso di ferro. Oh, andiamo su. Non mi ricordo se c'era una stanza da solo. Non mi ricordo neanche. Olè. Wow. Ci hai capito perché da qui guardando sono rudi. Punta, punta, punta. Forse ce n'è una anche di lì. Eh sì. No, sei un po' più libera, cioè c'è una stanza dove riusciamo a starci per essere qui schiacciati. Si torna giù da Biggo Zedella, icone. Comunque io rimango della mia idea che un nascondino qua sarebbe veramente sì, figo. Veramente. Ciao, facciamo il White Week qui e di notte. Così che perso. Però Nikita, c'è una scatola, non la prendiamo? No, c'è la bombola, la prendiamo e la diamo come pegno al bomboliere, ci riusciamo la cauzione. Sì, è finita. Vai solo, va, vai solo da Biggot, va. Raga, volete una coca? Sì. Oppure una Bex? Dai. Che storia. Oddio. Oddio, ma noi stiamo veramente seguendo Sera. Oddio. Eravamo arrivati da qua, ragazzi. Sì, sì. Ma io spero. No, non eravamo arrivati da qua. Io spero, ma non è chita cosa dici? Io secondo me no. Sì, sì, dopo. Sì, sì, siamo arrivati da qua, da laggiù. Guarda, wow, qua c'è l'altalena vista tramonto. Vedi come riesce. Beh, era bello alto. Minchia, ma che figo, ma facciamolo. Vai, proviamo prima da lì. Facciamolo, Fì, ti prego. Dai, che... Scivoliamo dalla sua qua. No, allora, partiamo da quella piccola. Dai, non filmate. Partirono per la Svezia perché decisero di salire su questo rischioso pendio e scendere. Prima qua. E sotterrarsi qua sotto. Lo faranno? Come ho detto, come per provare, va bene qua. Ma si sa, scivoli, Fine, fine, vai su, vai su. Che figo, ma c'è pure un tramonto epico. Yeah. Cazzo, mi piacerebbe uscire da lassù. Sì. Però minchia, se prendi velocità è lunga, Fai così, tum! Devo prendere una pala e mettere un po' di neve qua a fare. Figo comunque sto posto, mi piace. Eravamo lassù. Alto e alto. C'era ancora l'ultimo pietra sopra. Al topo sarebbe cadere su a piedi perché secondo c'è cavalcavano le gare della punta. Ecco lì. Che luce che c'è. Tutto rosa. Adesso facciamo una dronata tra i due camper verso la montagna.
sarebbe stato un fuocarelli. Dai. Però Nikita riesce a essere in ritardo anche quando siamo insieme. Belli. Buon ritorno. Buon rientro. È stato un piacere. Ciao. Ciao. La prima volta almeno 3 giorni. Ciao, Sara. Sì. Dai, 1° maggio. Ciao. Grazie a voi. Grazie di tutto. È stato un piacere. Alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao belli. Ciao. 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 Buon rientro. Guarda che se ti ricalci Bigoz, Bigoz si offende. Bigoz è caldo ma neanche troppo. Perfetto. No, ma sono partiti con gli oblò aperti. Sono partiti con gli oblò aperti, dietro, sopra. File, gli oblò! Chiamalo, chiamalo un po'. Sto male, raga, sono partiti con gli oblò aperti. Non ci hanno fatto caso, ma si vede che ne abbiamo pure parlato prima, eh. Aspetta, sì, sì. E tu pensa se parti con gli oblò aperti. Non va, non va. Chiama Sara. Tra l'altro abbiamo pure la premiere. Vabbè. Proviamo tra un attimo. Sperando che gli prenda. Gli entra tutto il freddo, ma se ne accorgeranno. Prime 2 curve, sicuro. Ragazzi, siete partiti con gli oblò aperti. Raga, ho sempre voluto fare questa scena, ma non ho mai avuto l'occasione. No, no, no. Raga, ma secondo voi funzionano davvero? La buca davvero, funziona. Ronichita, i bucanelle funzionano davvero. Amore, funziona, guarda, ho fatto i buchi. Stanotte dormi fuori, dormi fuori. Tieni, per domani mattina. Ma perché? Oh, raga, che bello è rientrare in van al calduccio, togliersi gli scarponi, mettersi le Crocs di Veronichita, belle no. Calde. No! Mi dai un bacino prima di tutto? Un bacino piccolino? Wow, quello uno piccolino, quello uno. Wow! Possiamo fare la torta salata? Ne hai voglia? Ne hai voglia di farla o ne hai voglia di mangiarla? No, ne voglio di farla. Boh, dipende quanta fame hai. Io poi scelgo il film su Netflix. Ah beh. Raga, tra l'altro, trick incredibile. Scrocchiamo il wifi a casa A. Paf! Wifi sbloccato. Faccio vedere. Richiamo profilo. Un po' lento, ma ce la fa. Oppa! L'avete visto questo video, l'ultimo nostro? Se non l'avete visto, guardatevi tutta la pubblicità e poi dopo guardate il video. Attenzione, questa sera Veronichita ha deciso di deliziarci con la torta salata. Oppa! Veronichita, cosa stai facendo? Sto mettendo a posto l'armadio, finalmente si sta popolando Bigoz. Finalmente, ci mancava Bigoz, eh. Ora metteremo di nuovo gli armadi in uno stato pietoso di come ce li avevamo. Di come ce li avevamo prima, ecco! Vediamo come sta qua. È stato il momento di girare la spadellata più magica. Vediamo da questa parte. Che bunneria. Attenzione. Veronichita colpisce ancora. Bunna. Bunna. Amore, ho preparato un'insalatina qua. Con i fiocchi. No, scusami, con le foglie. Buon appetito, tesoro. Buon appetito. Sei contenta di essere tornata su Bigoz? Eh? Sì? Io tantissimo. Mi mancava proprio tanto stare su Bigoz, seduto qua, con le bottiglie qua sotto che mi danno fastidio alle gambe, con la cassa che è troppo vicina, con le lucine che fanno troppa luce ma se la spegni troppo poca. One moment, please. Buon appetito, tu hai già finito, perfetto. E poi là c'è il nostro lettino. In bocca a parola ci sei solo lamentato. No, io adoro stare su Bigoz, è la mia casetta preferita, Bigoz.